Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa semplicissima maglia estiva a mezze maniche con spacco sopra le maniche, per quanto è che io ho deciso di chiamare maglia Ortensia. Per quanto riguarda invece il filato, ho utilizzato quello della Mistrico Filati linea per linea special, che è 100% microfibra ritorta e ogni gomitolo da 100 grammi misura 340 metri. Chi mi segue sa che io l'ho utilizzato per tantissimi altri progetti e questa volta ho optato per il colore 10 11, che sono questo blu notte e questo rosa shock. Per quanto riguarda questa maglia, che è una taglia S, io ho lavorato con l'uncinetto del 3,5 e ho usato 300 grammi di questo filato, di cui 200 grammi del colore rosa acceso, quindi rosa shock, 100 grammi invece del blu notte. In descrizione naturalmente vi lascio il link del sito web Uncinettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori, e sapete che ce ne sono tantissimi. Ci sono varie tonalità di blu, varie tonalità di viola, c'è il rosso, c'è il giallo, varie tonalità di verde, quindi veramente avete a disposizione una vasta gamma di colori per fare la maglia con il colore che più, con i colori che più vi piacciono. Per quanto riguarda la lavorazione, chi mi segue da molto tempo avrà riconosciuto la lavorazione, almeno il modello, che è lo stesso che io ho utilizzato per la maglia Alice e la maglia Desiderio, ossia stavolta non si parte da sotto, ma si parte da realizzare due rettangoli che servono per dar vita alle maniche sia avanti che dietro, che poi vengono cucite sulle spalle. Ma a differenza delle altre due maglie, io questa volta ho fatto delle maniche più corte e quando sono andata a cucirle, ho cucito soltanto qui in altezza, qui alle spalle e qui in basso, per creare appunto questo spacco sopra le maniche da entrambi i lati. Naturalmente voi potete decidere di fare le maniche molto più lunghe, quindi delle maniche che vi arrivino ai polsi o anche che vi arrivino fino ai gomiti, come preferite. Io volevo una maglia estiva, quindi non sono andata a fare delle maniche molto lunghe. E naturalmente lo spacco lo potete delle maniche lo potete fare anche più piccolo o più lungo, quindi cucendo di meno all'altezza delle spalle. Quindi si fanno, come stavo dicendo, questi due rettangoli in cui si montano lo stesso numero di catenelle. Per farli identici si lavora il motivo. Il motivo che ho scelto è un motivo molto geometrico, ma che trovo anche molto particolare e simpatico per essere una maglia estiva, e viene si realizza ripetendo 5 giri. Una volta fatti i due rettangoli, si passa poi a mettere quindi i marcatori e a cucire e a fare la parte del corpo con la lavorazione in tondo. Io ho fatto la prima le parti dei rettangoli, quindi due rettangoli con il loro rosa shock, poi sono andata a lavorare con il blu notte e infine ho terminato con di nuovo il rosa shock. L'ultimo giro ho realizzato un ultimo giro che è il primo dei miei 5 giri. Questo perché volevo terminare completamente i due gomitoli, quindi ho fatto, diciamo, questo bordino ripetendo soltanto il primo giro. Ma voi naturalmente potete fare un bordino diverso oppure fare i primi due giri e non soltanto il primo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia e ho cercato anche questa volta di fare qualcosa di un po' diverso e mi raccomando, se decidete di realizzarla, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncinettando con Elsa. E se acquistate i filati presso il sito Uncinettando con i filati o la merceria Coletti, potete taggarci su Facebook nella merceria Coletti oppure su Instagram su Uncinettando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maxi maglia copricostume, io utilizzerò il filato della Mistrico Filati linea per linea special. Il colore che ho scelto io è questo rosa molto acceso, un rosa shock, che è il colore numero 11. Non so ancora se, sono ancora un po' indecisa, se poi alternarlo anche a quest'altro colore, che è il perlina colore blu numero 10. Devo ancora decidere perché in realtà forse credo che farò soltanto, userò solo esclusivamente questo colore, ma non sono ancora decisa, va a finire che poi cambio idea e comunque ci abbinerò anche qui. Vi farò sapere. Comunque, io lavorerò con l'uncinetto del 3,5 e ho montato 193 catenelle. Allora, la lavorazione che adesso andremo a fare sarà quella di fare due rettangoli che ci servono per poter creare le maniche della nostra maglia. Un po' come la maglia Desiderio e la maglia Alice, andiamo a fare i due rettangoli che ci servono per creare le spalle, se così vogliamo dire,
E le maniche, però a differenza di quelle due maglie, le maniche saranno molto più corte, diciamo che mi arriveranno a dei centimetri in più rispetto al gomito. E quindi io ho montato 193 catenelle. Per chi vuole fare la manica più lunga, tenga presente che il motivo che andiamo a realizzare si ottiene su un multiplo di 6. Sì, 193 non è un multiplo di 6 perché io poi ho aggiunto una catenella in più, perché mi serve per avere l'inizio uguale alla fine. Però voi comunque andate ad aumentare 6, 12 e così via, ricordandovi di aggiungere quella catenella in più che vi serve appunto per avere l'inizio uguale alla fine. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, entro nella prima delle mie 193 catenelle e vado a fare altre due maglie alte, una e rientro due. 2 catenelle, una e due, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Prendo il filo, salto 5 catenelle e ricomincio da capo, quindi salto 5 catenelle, una, due, tre, 4 e 5, entro nella sesta e vado a fare le mie prime 3 maglie alte, quindi una, due catenelle, una, due, prendo il filo, rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte, quindi rientro nella stessa catenella di base e vado a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Prendo il filo, salto 5 catenelle e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi salto 5 catenelle. Entro nella sesta e vado a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. 2 catenelle, una e due, prendo il filo, rientro altre 3 maglie alte, una, due e tre. Salto 5 catenelle e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro primo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il secondo. Sto per terminare il primo giro, devo andare a fare l'ultimo mio ventaglietto, quindi salto le ultime 5 maglie alte e 5 catenelle, entro nell'ultima e vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre, 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, una, due e tre. Ho terminato così il primo giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il secondo giro, che è uguale al primo. Quindi vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Una volta arrivata all'interno delle 2 catenelle, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte. Una e rientro 2, 2 catenelle, una, due, prendo il filo, rientro nella stessa all'interno dell'archetto di 2 catenelle, vado a fare altre 3 maglie alte, una, due e tre. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nel ventaglietto nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, una, rientro 2, rientro 3, 2 catenelle, una, due, prendo il filo, rientro e di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre. Prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi devo fare questo per tutto il secondo giro. Facciamo un'ultima volta insieme, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte, una, due
3, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e ricomincio da capo, quindi vado a fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, vado a fare il mio ultimo ventaglietto, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle dell'ultimo ventaglio e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, rientro a 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ho terminato così il secondo giro, mi giro con il lavoro e vado a fare il terzo giro. Con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 2 ventaglietti, di 2 catenelle, scusate. A questo punto realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1, 2. Prendo il filo, rientro nell'archetto e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado nel ventaglietto successivo e ricomincio da capo. Quindi vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo, quindi ventaglietto successivo andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 2 catenelle e vado a fare il mio ultimo ventaglio, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio terzo giro, mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta del ventaglio e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare anche il quarto giro, ho fatto la maglia alta, vado a fare 2 catenelle, 1 e 2, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così il quarto giro, mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quinto e ultimo giro che è uguale al quarto, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1, 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il quinto giro. Vi farò vedere come terminare il quinto giro e poi come ricominciare a fare il primo, perché naturalmente qui avevamo le catenelle e qui abbiamo un'altra base. Quindi continuiamo con così il quinto giro, poi vi farò rivedere come rifare il primo e poi vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e andrò a fare poi lo stesso rettangolo con stesso numero di motivi e stesso numero di catenelle.
Sto terminando anche il quinto giro, vado a fare le ultime 2 catenelle, prendo il filo, entro nella terza catenella iniziale partendo dal sotto che è la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quinto e ultimo giro. Adesso vi faccio rivedere un attimo come riniziare il primo, visto che qui abbiamo una base diversa. Quindi mi giro con il lavoro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle, una e due, prendo il filo, rientro a te 3 maglie alte, una, due, tre. Salto le 2 catenelle, entro in quella successiva e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 maglie alte, una, due e tre. 2 catenelle, 1 e 2, rientro di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Prendo il filo, salto un archetto, entro nel successivo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi le mie 3 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte. Quindi ho ricominciato a fare il mio primo giro. Questi sono i 5 giri che andremo sempre a ripetere. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto i giri per fare il primo rettangolo e poi andrò a fare un secondo rettangolo con lo stesso numero di catenelle, lo stesso numero di giri. Ho fatto 3 giri, cioè 3 motivi, scusate, quindi ho ripetuto i miei 5 giri per 3 volte e come larghezza per me va bene, perché questa volta voglio che comunque la manica sia bella larga, quindi non mi sono fermata soltanto a 2 motivi, ma ne sono andata a fare 3. Adesso andrò a fare un rettangolo utilizzando lo stesso numero di catenelle, quindi 193 catenelle, ripetendo il motivo per 3 volte. Poi vi farò vedere come mettere il marcatore e come andare a fare il corpo della nostra maglia. Allora, ho realizzato i 2 rettangoli e adesso sono andata a sovrapporli e ho fatto in questa maniera. Sono partita, non li ho messi a diritto, cioè dal basso verso l'alto, ma dove ho fatto le catenelle iniziali sono la mia parte alta, quindi il motivo va a scendere. Quindi ripetiamo, ho fatto le catenelle, ho fatto i miei motivi, quindi le catenelle iniziali sono in alto e a questo punto sono andata a mettere i marcatori e ho contato in questa maniera. Ho messo 11 delle mie, diciamo, ventaglietti. 11 ventaglietti da questa parte per fare la manica, 11 da quest'altra parte per fare la manica e sono andata a mettere il mio marcatore, quindi 11 ventaglietti, 11 ventaglietti e il restante ventaglietti sono il mio scollo. Sotto invece sono andata a mettere non 11 ventaglietti ma 9, quindi 9 ventaglietti, sono andata in parallelo perché io qui ho le maglie alte. Però sono 9 ventaglietti e subito dopo il nono ventaglietto, quindi nei quadratini che mi separano il nono e il decimo ventaglietto, ho messo il marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte. Ho contato 9 ventaglietti e nel quadrato che mi separa il nono dal decimo ventaglietto ho messo il mio marcatore. Adesso li andrò a cucire prima sopra, infatti ho già cucito un po' qui per farvi capire come. Ho cucito tra di loro i primi 3 ventagli. Lasciati 5 ventagli aperti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 aperti e sono andata a cucire gli ultimi 3 ventagli, quindi da qui dove arriva il marcatore. E farò la stessa cosa anche da quest'altro lato, cucirò i primi 3 ventagli, ne lascerò 5 aperti e cucirò gli ultimi 3, in modo tale da avere la manica che scende un pochettino e lascerà questo spazio aperto. Quindi lo vedete meglio, meglio qui, vedete, questa è la fine della manica, questa è la spalla e qui avrò la manica aperta. Sotto invece vado a cucire tutto, ma questo lo farò dopo perché voglio prima lavorare il corpo della maxi maglia. Quindi adesso termino di cucire le parti in alto da quest'altra e da quest'altra parte e poi vi farò vedere come andare a lavorare sotto. Allora, per quanto riguarda la parte del nostro corpo, allora io ho dovuto staccare il filo perché come avevamo fatto 2 rettangoli e adesso ho deciso di continuare appunto con il blu e vado a lavorare in questa maniera. Come vi dicevo, io ho messo il marcatore nel rettangolino, nel quadratino, subito dopo quello in corrispondenza.
del nono dalla parte della manica del mio motivo, il decimo dalla parte del corpo. Allora io mi aggancio dove ho il decimo, quindi il primo della parte del corpo della maglia, quindi non dalla parte della manica ma dalla parte del corpo, mi aggancio e vado a fare il mio ventaglietto, così vi faccio vedere subito come passare dall'altra parte, che poi è una cosa veramente semplicissima. Quindi vado nel quadratino in corrispondenza del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. Quindi mi aggancio e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E a questo punto prendo il filo, salto il mio marcatore, vedete, ho il quadratino, ho il marcatore che mi blocca i due quadratini, vado direttamente dalla parte opposta, vedete, qui ho il quadratino, vado direttamente nel quadratino dopo il marcatore, andando sempre dalla parte del corpo, quindi non dalla parte della maglia, ma dalla parte del corpo, e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. E ora continuo a lavorare manualmente, quindi salto un quadratino, vado nel successivo e vado a fare il mio ventaglio. Quindi lavoro normalmente, vi farò vedere di nuovo come passare dal ventaglio dalla parte dietro, perché in questo momento sono nel dietro la maglia, per ritornare dal davanti, quindi per passare l'altro marcatore. Sono arrivata al mio secondo marcatore, vedete qui ho la manica, io devo andare a tornare a lavorare dalla parte avanti, quindi prendo il filo, salto dove ho i quadrati con il mio marcatore, vado direttamente nel quadrato subito dopo e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte. E vado, continuo a lavorare nuovamente i miei giri, andrò poi quindi a terminare questo giro facendo una maglia bassissima all'interno dell'archetto di all'interno della terza catenella, poi andrò a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio e i miei altri 3 giri, quindi non cambia niente, solo che adesso la lavorazione in tondo, ma non cambia assolutamente nulla. Io penso che adesso farò di nuovo 3 motivi con questo colore e poi farò di nuovo 3 motivi con quest'altro colore, credo che più o meno farò questo, se non altrimenti farò tutto il resto con i blu, devo decidere, ma penso più che altro di andare ad alternare i vari strati, quindi 3 con motivi e di nuovo 3 motivi, quindi 5 giri ripetuti sempre. Devo ancora un po' decidere, ma naturalmente vi farò sapere. E poi, una volta fatto quello, andremo a cucire la parte sotto della nostra manica, quindi cuciremo dall'esterno fino ad arrivare alla maglia alta subito dopo dove noi abbiamo qui la lavorazione, quindi andremo a cucire qua e anche da quest'altra parte, proprio per poter creare le nostre maniche. Allora, alla fine ho ripetuto i motivi, quindi i 5 giri per 6 volte e ho fatto 3 motivi con il blu e sono tornata a fare 3 motivi con il rosa e ho terminato alla fine rifacendo il primo giro. Questo perché mi era avanzato un pochettino del secondo gomitolo che stiamo usando e quindi, siccome non volevo farla più lunga, mi sono fermata a fare soltanto un giro, quindi una sorta di bordino per terminare appunto la mia maglia. Poi sono andata a cucire anche le maniche, vedete, le ho cucite sotto e quindi sopra abbiamo questo foro, quindi abbiamo le spalle, il foro e la chiusura della manica e sotto la manica è del tutto cucita. Non farò alcun tipo di bordino qui sullo scollo, non farò alcun tipo di bordino qui perché vedete è già venuto di per sé con il fatto che abbiamo lavorato i rettangoli e quindi possiamo dire che la mia maglia è terminata.